Dopo 141 anni ritorna in scena l'Aida di Scafati, libretto di Enrico Campanelli, musiche di Luigi Fischetti. Ritorna al teatrino di corte di Palazzo Reale, a pochi passi da dove fu rappresentata la prima e forse unica volta l'11 giugno 1873 presso il teatro La Fenice, un teatro sorto nello stallone della vecchia posta a Largo di Castello. E questa rappresentazione si replica anche oggi, nasce dalla sinergia, dal lavoro congiunto e dall'unione delle risorse umane e professionali della Disul Orientale, del Conservatorio di Musica di San Pietro Maiella e dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Entra nel vivo così il progetto verso un Politecnico dello spettacolo. Nasce da una vecchia storia, dalla storia del rapporto tra accademia e conservatorio, rapporto di vecchia data, però un rapporto che si concretizzava tramite le cattedre, cattedre di scenografia, cattedre di canto, ma mai le istituzioni si sono messe assieme e hanno prodotto uno spettacolo di tale importanza. Noi abbiamo messo sul palcoscenico tra attori, cantanti, musicisti, tecnici, circa 80 persone. Un lavoro comune reso possibile dal coordinamento di questo progetto da parte della Disul Orientale, che da alcuni mesi sta progettando di declinare il diritto allo studio nella direzione di un diritto concreto. I protagonisti dello spettacolo sono infatti gli studenti del Conservatorio di San Pietro a Maiella e dell'Accademia di Belle Arti, che per la prima volta con i loro professori hanno realizzato un prodotto culturale altamente professionale che non ha nulla da invidiare a blasonate produzioni artistiche. Noi abbiamo iniziato questa attività 6 mesi fa perché vogliamo che questi ragazzi che escono dall'Orientale, dall'Accademia delle Belle Arti, dall'Accademia della Moda e dal Conservatorio si mettono in sinergia insieme e possono, diciamo, insieme possono realizzare in sinergia delle attività. L'attività è quella che si sta svolgendo adesso e questa è una prima, diciamo, è la prima rappresentazione che stiamo facendo proprio perché i ragazzi, gli studenti devono andare verso questo Politecnico, verso un di comune accordo insieme devono realizzare degli spettacoli. La mia idea è questa, diciamo che è quella lì condivisa un po' da tutti, è trasferire questa attività su tutto il territorio regionale e se possibile anche in qualche città nazionale, qualche altra regione, in quanto questi ragazzi possono, quando finiscono le attività scolastiche, quando con il loro diploma possono lavorare insieme e realizzare questi spettacoli e far conoscere la loro attività che svolgono.